Dopo aver fatto un giro di 100 km senza allenamento, oggi vogliamo provare a fare una distanza simile, sempre senza allenamento, almeno da parte mia, con all'interno un bel po' di salita, giusto per complicare ulteriormente le cose. Il giro di oggi prevede 95 km. Partiremo dall'Iaris sopra Varo. Affronteremo tutta la Val Pesarina, una salita regolare lunga 28 km, poi scenderemo a Sauris fino alla diga dove ci attende una vista pazzesca sul lago artificiale. Poi, dopo un tratto in una galleria davvero suggestiva, inizierà l'ascesa del Passo Pura. Una volta scollinato ci sarà una lunga discesa che ci porta sulla strada del ritorno per Ovaro. Detto così sembra un bel giro, in realtà sarà un inferno. Confesso che sono un po' preoccupato, faremo circa 2000 metri di dislivello e io non salgo più in bici da un mese, da quando ho fatto il Selvino 7 volte in una settimana. Saranno quasi 100 km di giro, due passi alpini impattanti. Mi sono allenato abbastanza ultimamente, Giorgio molto meno da quello che dice, io mi fido poco, comunque rimane sempre più veloce di me. Se voglio batterlo nella volata al cartello di fine giro, devo gestirmi bene. Cosa fai, Giorgio? Con la Graziella fai... No, ho sbagliato. La distanza? Già non la vedo bene. Ecco. Meglio con la pina. Certo che non abbiamo preso proprio benissimo, come tempo per fare un giro lungo in montagna. Siamo partiti al freddo, con la pioggia, col cibo sullo stomaco perché è giusto così. Tu sei anche senza allenamento completo, cioè. E in salita. Devo mettere la modalità trattore e andare su. Oggi devi salvarti, Brambo. Andiamo, rido adesso perché poi poco da ridere. Per fortuna abbiamo fatto una bella colazione. Abbiamo mangiato dello yogurt, dei biscotti secchi con la marmellata, pane speck e un succo di frutta. Inoltre abbiamo preso due capsule a testa di Enervit Flow, un prodotto a base di flavanoli del cacao che migliora il flusso sanguigno ai tessuti e aumenta l'efficienza di utilizzo dell'ossigeno da parte dei muscoli in sforzi di lunghe e medie intensità, proprio come quelli che faremo oggi. Inoltre, se assunti in modo cronico, i flavanoli del cacao aumentano il numero di mitocondri presenti nei muscoli, migliorando le prestazioni aerobiche. Come ti trovi con la gabba? Bene. Zone? Bene, scalda, non mi fa sudare troppo, protegge dall'acqua. Va bene. E poi sfina anche, ti fa più magro. Sfina, quello è il nero, sfina. Ho visto che ti fa più magro. Diciamo che per fare 2500 metri di dislivello con i nostri pesi 97 e 86 kg non allenato, nel mio caso. Sì, nel tuo caso allenato quasi zero. Sì. Ancora dal Selvino di mesi esatto. Fa. Bisogna trovare salite poco pendenti. Questa è ottima perché è lunga 28 km, però una pendenza media del 5%, 4-5%, quindi alla fine si pedala, si va su un po' alla volta. Porta la ciccia in cima, quindi è anche un ritmo che è accettabile per Giorgio. Io non sto accelerando, nel caso volesse accelerare è logico che Giorgio non può seguirmi perché rischierebbe di andare fuori i giri e di finirsi già a metà percorso. Quindi ti stai annoiando, di la verità. No, magari qualche accelerativa la faccio, ma Giorgio deve stare tranquillo, giusto? Io sono in velocità di crociera, se aumento scoppio, devo andare così. Dai, che ha smesso di piovere, è venuto fuori il sole. Grinta. Almeno è una cosa buona.
cosa che abbiamo detto e ridetto più volte fino allo sfinimento, ma la diciamo anche oggi. Per un'uscita di questo genere, una cosa da tenere sempre a mente è quella di bere costantemente, bere almeno una borraccia all'ora circa, se ci riusciamo. Anche se fa freschino come adesso, c'è il sole però fa freschino, si suda comunque tanto, deve ricordarsi di bere, perché se ci si disidrata siamo veramente in crisi. Roba rossa qua che impenna violentemente. Il Garmin è fantastico, associato con Komoot, ho caricato il percorso di oggi e ti fa vedere anteprima cosa ti aspetta. Il problema è che siamo sulla salita 1 di 6, abbiamo da poco superato i 1000 metri, ci mancano ancora 13 km e mezzo di salita e 781 metri di dislivello, e il percorso da verde giallo che era, quindi salita leggera, iniziare a diventare tutto rosso. Vabbè, però ti vedo sorridente, vedi che la stai affrontando nel modo giusto, bravo. Sì, quelli che sorridono mentre vanno nel corridoio del miglio verde, quel sorriso lì. Vai, che... Vai, tranquillo. Tranquillo? Sì, io sono il tuo gregario oggi. Vabbè. Non ti preoccupare. Siamo a quota 1577 metri, ne mancano 230, 5,3 km alla vetta, un po' stanco, è andato, è un passo molto più veloce e per oggi devo soltanto sopravvivere, tenere il mio ritmo e farti 2500 metri di dislivello con questa. Ce la faremo però. Adesso io ho accelerato un po', Giorgio giustamente si è staccato, continua a fare la sita del suo passo, però fa vedere che alla fine facciamo la volata e mi frega, perché a forza di gestirsi bene salva energie e in volata tracchete, maledetto. Signora, tutto bene? Come andiamo? Volevo giusto una leccatina per sistemare un po' i capelli, sono un po' scombinati. No, niente da fare, volevo provare la leccata di mucca, ma andiamo avanti. Ma dove è andato il Brambo? Dove è finito? Ah, ecco, è arrivato. Te la fai con calma, così poi in volata mi freghi, eh? Ti sei fermato dalla parrucchiera? Sì, dalla mucca, perché volevo... una leccatina, sai, giustatina il capello, per portare il capello indietro potrebbe essere utile. Comunque siamo a 1811 metri, che sentiamo che mancava un po' l'aria qua, siamo in alto, Comunque la cosa buona è che la salita più lunga l'abbiamo fatta, adesso ci vestiamo un po', scendiamo al lago, poi c'è quella più dura, poi c'è una più dura ma insomma più leggera. Mettiamo sempre la mantellina perché a scendere sarà freddo cane. Qua abbiamo anche il latte e fresco, poi, se vogliamo. Sì, esatto. Facciamo il pieno della borraccia con latte? Si non può? Lo so. Signora, possiamo? Mi piace il Durace. Guarda, possiamo come fare il pieno di latte? Ma come lecca il Durace? Ti sta leccando il Durace, via dai. Andiamo, va.
sei messo, Giorgio? Bene, la visione di sto lago mi ha un po'. Te lo togli di fare un tuffetto, sì. La verità. Sarà tipo una temperatura di meno 28 gradi Fahrenheit, però penso che sia molto bello da vedere almeno. Per recupero magari. No, adesso bisogna fare 7 km di salita per uscire da quella valletta qua, vabbè. Sei pronto per i 7 km di salita? Sì, sto mangiando. Te cosa hai mangiato piuttosto fino adesso? Ho mangiato una barrettina, Competition, Carbo Mix, insomma, ho messo qualcosa dentro il motore. Te invece? Io sto mangiando come un disgraziato, tutto, gel barrette, isotonico, tutto. Butta dentro. Te fai... Sei una macchina che consuma, farai 5 con un litro te, se tu fossi una macchina. Una volta che parte la caldaia qua bisogna alimentarla, perché sennò non arriva alla fine, si finisce la legna qua. Bisogna trovare un distributore grosso, fare un pranzo bel come pieno. Si deve, fare un pieno da 100 euro. Bravo, proviamoci a mangiare dai, cerchiamo un posto. Fai 5 con un litro, bravo. Ma va che spettacolo sta diga, deve essere bello fare anche tuffi qua nel lago, c'è l'altezza giusta. Basta che non sbagli lato, perché qua fai una brutta fine, sicuro. Perché? Guarda che roba. Porca miseria. Un po' d'acqua c'è, volendo. Comunque sai che è un po' freschino, io metto la mantellina, sì, sinceramente. Sono un po' di gallerie. Tiro un'aria, le gallerie saranno un freddo cane. Pronti? Pronti. Dai. Brrr. Dai, via prima che ho fame. Questa galleria qui non fatta, ho visto fuori il 41. Cementata, qua scavata, si scivola a picconate, si scivola che è una meraviglia qua. La galleria dell'orco è un po' inquietante, piove dentro, le luci qui arancioni, l'unica galleria dove piove dentro. Cioè dove si piove dentro, bella però. Stava meglio dall'altra parte della galleria però, Adesso fa sul serio anche, stamattina pioveva anche leggero, ma adesso viene giù a secchiate. Ma perché deve piovere? Saremmo potuti tranquillamente salire in macchina, nessuno l'avrebbe scoperto. Sarebbe bastato scaricare le bici a qualche centinaio di metri dalla vetta e filmare il passaggio. Ma le cose o si fanno bene o non si fanno. Oggi abbiamo l'obiettivo di portare a casa questo giro e non sarà un temporale estivo a fermarci. Cavoli, non prendevo un acquazzone del genere dai tempi in cui correvo da professionista. Non so per quale masochistico motivo, ma un po' mi mancava. Quella sensazione di lottare contro la natura mi fa sentire vivo. Però mi sentirei vivo anche se piovesse un po' meno, eh? Quando piove così forte, all'interno di un bosco dove non passa nessuno, si sente solo il tamburellio della pioggia sul casco e sulla mantellina. Tutto tace e allo stesso tempo tutto scorre. Pensieri, ricordi, paure e naturalmente scorre anche tanta acqua. Giorgio, qua non ho da mangiare, non c'è niente. È meglio che andiamo giù perché c'è da prendere un freddo esagerato. No, se ci fermiamo qua non partiamo più. Tiriamo dritto e... Andiamo giù dai, andiamo giù. Prima il fondovalle. Un posto disponibile, si mangia, facciamo il pieno. Anche se non manca tanto, eh. Via.
Oh, comunque vatti a fidare delle previsioni del tempo, eh. C'è adesso un odore di alpaca bagnato. Sì, di cagnone proprio. Mamma mia. San Bernardo. Ah, ti cambi qua? Sì, no, poi prendiamo freddo. Io ho le mani qua tutte appassite. Comunque, in un modo o nell'altro, al momento migliore del giro siamo riusciti a prendercelo. Sì, sosta, cibo, dobbiamo fare il pieno perché il motore comincia a essere un pochino vuoto. La caldaia si era spenta un attimo in salita. Abbiamo ordinato una bella pizzetta anche per riprendere un po' il morale e la grinta. Manca poco, ma bisognava mangiare qualcosa. Dai, ci va bene che ha anche smesso di piovere. Meno male. Dai che non manca tanto. La pizza mi ha rinvigorito. Abbiamo fatto un pieno da 100 euro proprio di gasolio. Andiamo che si riaccende la stufa. Ma già attaccato, appena partiti. Io ho bisogno di 20 minuti per scaldarmi quando riparto, perché anche prima, quando ci siamo fermati a fare la foto alla diga, oh, come mi fermo, è impressionante, non riesco più ad andare. Adesso ho le gambe che sono due sassi, devo scaldare un po'. Tanto continuiamo a passare questo fiume avanti e indietro, però non dovrebbe mancare tanto. Tra un po' arriviamo alla meta. Io quando riparto dalla sosta, se c'è un po' di fresco, bisogna di spingere da subito. Non a tutta, però ho la fortuna di digerire i sassi in poco tempo e quindi me lo posso permettere. Adesso Giorgio l'ho staccato, ma poi lo aspetto, Giorgio! Quanto manca? 10 km circa, dai, poco meno. Come va? Soffro. Ma soffro? Hai fatto adesso il pieno, da poco fa. Non è ancora arrivato nelle gambe. Non è ancora arrivata la benzina nelle gambe. No, arriva quando sono in doccia questa. Oh, ci siamo quasi. Volatina finale? All'arco Zoncolana. Allora proprio male? Dai, fammi porti su un colonna. La pina simbolica, dai. Per fortuna che era stanco, capito? Aveva di mangiare sullo stomaco. È stato lì a ruota fino a 50 metri, ha dovuto farla tutta. Infatti mi hai battuto, effettivamente. Sì, capito, ma mi volevi fregare. Insomma, la scusa della pista sullo stomaco, sono stanco. Insomma, attacco la tua sella andare sulle Aris, Bella idea di iniziare a finire il giro alle Aris. Dobbiamo fare quello primo pezzo dello Zoncolana adesso. Ci piace farci del male. Dai Giorgio, che è finita. 94 km, 2000 metri di dislivello. Che giornata. Ce l'hai fatta. Comunque, diciamo che il messaggio di questa puntata è che
alla fine, anche se non si è allenato come Giorgio, avete visto, Giorgio non è allenato davvero. Si è capito? Si è capito? Si è capito. Alla fine il bello è l'avventura, secondo me. È ma il sì, fatto è stata di... una bella giornata, dai, a parte le secchiate d'acqua che abbiamo preso fuori da quella galleria là. Tutto il resto, dai, ma anche quello è stato piacevole, perché alla fine si andava su in questo bosco in silenzio, in mezzo alla pioggia, zero traffico. Diciamo che una volta che ti sai gestire un minimo, guardi le cose fondamentali, che sono quelle di non spremersi troppo, bere, mangiare. Non fare le volate sotto gli archi. Cosa, cose molto semplici, puoi portare a casa, anche senza tanto allenamento, un bel giro panoramico e... Sì, alla fine abbiamo fatto comunque quasi 100 km, 2000 di dislivello, abbiamo scoperto che le mucche piacciono i durace, insomma è stata una giornata impattante ma anche interessante. Abbiamo sofferto ma ci siamo divertiti e speriamo di aver lanciato il messaggio giusto, magari di avervi invogliato a fare un'avventura come la nostra. Noi il ciclismo lo viviamo così, ci piace così, quindi spero che piaccia anche a voi. Quindi se il video vi è piaciuto mettete like, commentate e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao. Mi piace la Pinarello questa. Ho scelto la Pinarello. Bella muccona. Ciao, cosa facciamo?